Che l'hai presa? Hai Mi idea? sembra un chironomo cioè, di colore nero, Cazzo, non con sei il neanche nome. collarino, uno spiderino, via. Ma c'è anche il microchip sul Quello ce l'aveva sulla pinna anteriore, collarino. laterale, Guarda il cane quanto è stanco questo cane. Tiri fuori o facciamo come l'altro giorno che ti rompo il filo? Hai guarito da solo! Non ti fidi? No, è Giuro che così. l'altro giorno non ho fatto apposta. Così non si funziona. Bella, cavoli. Guarda che finiamo il filmato, eh? Io spero che il backing mi tiene. Deve aver fatto bene il nodo. No, tu. No te lo pubblico uguale col nodo sciolto. Eccolo, recuperiamo la coda. Guarda Leopoldo come dorme. Sono contento perché vedi, per chi non è abituato a prendere i pesci grossi, c'è meno polino a destra invece che a sinistra e deve stare contromano. Madonna mia, ma che è? Uno squalo. Veramente Mi è sembrata bella, sì. No, no, è bella. Ma che è, una carpa? Wow. Attrezzatura leggerissima, canna 9 piedi, Sage RP, Si fa anche la pubblicità. coda 3. Ma che giri contromano un mulinello, ma com'è? E no, perché va via. Ma che c'è il mulinello di Topolino che lo gira contromano? Ma quanto è bella! Ivano, mi dai il cambio? Dai, Che non ce la tira fuori questo faccio. pesce, tira fuori, che c'è il filo del 100. No, c'è un filo del 14. Maurizio, fatela guadinare da Maurizio che se ti fidi. Maurizio! Dai! Dai Maurizio, aiutami! Ma prendi conto che è una mosca bella questa. Ho sentito la mangiata. Ho avuto l'impressione che ti ha mangiato e poi è rimasta impigliata anche con l'altra. Infatti vedrai che ma avrai difficoltà a tirarla fuori. Mamma mia. Bello con Maurizio, mamma mia. Ma che è questa? Quelle più belle, sì. Con festivali adesso ti ci vai. Arrivano i nemici, aiuto. Era 4-5 kg. Sì, la vedo da qua. Come scodinzola.
Puoi andare più giù, che c'è la riva più bassa che la puoi spiaggiare, perché sul guadino non c'entra. Mamma, no, non ce la fai col guadino. Come l'altro giorno, non c'entrano. Stai concentrato. È un'altra carpa questa, eh? Non c'entra, Giovanni? No, no, aspetta. Non c'entra, come l'altro giorno. T'ha mangiato la secca e poi ti ha preso la ninfa sulla coda. Devi fare attenzione, perché ci vorrebbe che si staccasse la ninfa, di modo che così lei ti si rigira. Sei ancora convinta? Ah, no, va via tu, eh. Va via, aiuto! Ho chiamato i carabinieri! Perché già io l'ho fatta scappare io l'altro giorno, una così. Dai, vai sull'acqua più bassa, se no. Dai, lascia, dai. Maurizio, mi dai il cambio? Numero 2. Vieni qua che penso io. Mi dai il cambio? Che amico. Ho trovato pure lo streamer. Non mi tromba il cane, lascia stare. È meglio che scappi, va. Avvicinati. No, no, dai, non è spaventato. No, invece tu che l'hai presa per le chiappe così. No, no, ha bollato e io dopo è rimasto attaccato anche guarda per la coda. La testa, no, no, ce l'ha anche in bocca. Sì, in bocca. Sì, sì, ha bollato sulla secca. Trappolone. Abbiamo visto proprio la spanciata quando è salita. Poi non la perde, eh? Secondo me la perde. Chi è che mi dà bacio? Oh, io volevo andare a pescare, volevo fare il coupe de soir. Oh, allora come volevo fare? Vieni, vieni da papà, vieni da papà. Non c'entra. Io dico che non c'entra, però. Su, lasciala andare via, tanto non c'entra, scusa. Dai, stai buono col guadino, dai, mettilo dentro l'acqua, dai, sennò non ce la... ne veniamo più fuori. Questi vogliono venire a fare gagà, pescano con la coda leggera, con la cannina e rompono i coglioni. Ma chi? Questi qua, vengono al laghetto a pescare con l'attrezzatura da fiume, sto salame, che c'è il pesce in canna. Oh no, attento. Qua non c'entra. Come l'ha vista è chiappato via. Olè! Il mondo si rompe il guadino! Io ancora sono in tempo, eh! No, no, dai, vai, fa proprio bene! Voglio vedere che mosca ha preso! Tira qui, tira, guarda, vedi se l'ha imboccato! Perché e dopo si è agganciata con la prima! Sì, va! Fammela vedere prima di... alza! Alzala! Ok, alza tutto.